meal prep e esperimenti. Qui abbiamo delle biete coste che sto sbollentando. Abbiamo preso una cassa al mercato, quindi prima che vadano male le lavo tutte, tagliando, quindi separando la parte bianca dalla parte verde a foglia, perché hanno due diversi tempi di cottura. Quindi in pentola a pressione best friend. E ora li sto cuocendo piano piano, senza portarli a cottura totale, insomma, troppo avanti, ma facendoli mantenere un po' di consistenza, così da poterli mettere via e poi quando andrò a riscaldarli avranno in questo modo la consistenza ideale. E poi ho messo in ammollo fagioli di soia e fagioli normali, perché un paio di vlog fa vi avevo fatto vedere che sono stata a cena a casa di una mia amica che ha preparato questa cena totalmente plant based, e oltre alle falafel c'erano questi burger che mi sono particolarmente piaciuti, quindi ho chiesto di spacciarmi la ricetta, che ovviamente, perché io vuoi, siamo fatte con lo stampino, è una ricetta senza dosi, cioè ho messo un po' tutto lì e ho guardato un po' le consistenze, ti capisco, lo so, anch'io faccio così, quindi ora cercherò di riprodurli contando le dosi e le quantità, così da darvi una ricetta perfetta. E poi per il pranzo di oggi ho messo in ammollo gli anacardi, perché voglio fare un sughetto per una pasta. Lo filmo, quindi vediamo cosa ne viene fuori. Mattinata impegnativa, nel mentre che sono connessa con tutte le novità del lancio di Bloomwell. Siamo veramente agli sgoccioli con il lancio del nuovo sito. Ci sono soltanto gli ultimi accorgimenti che il web designer deve fare, ma ci siamo. Yeah! Ragazzi, andate a vedere il sito, che ora che guardate questo video dovrebbe essere online, perché sono presentati tutti i percorsi a partire da gennaio e alcuni anche coming soon. E ragazze, è veramente tutto ciò che mi ero sognata, un mondo che non è soltanto fitness o alimentazione, ma è un ampio spettro di temi, tematiche che ci colpiscono e sulle quali possiamo lavorare per il nostro benessere a 360 gradi. Quindi sono molto molto contenta, molto soddisfatta. Andate a vedere il sito, io continuo a cucinare. Alza le mani un attimo. Alza, put your hands up. Ok, quindi ora pausa da meal prep, mi sono guardata ben avanti. Ora registro un allenamento. Io ho questo quadernino, ho scelto lui perché lui osserva, dove scrivo tutti i miei allenamenti, tutti i programmi. Oggi un bel cardio, in realtà è cardio febbraio, mi sto portando avanti perché a gennaio staremo via 2 settimane, quindi devo registrare adesso. E cardio anche perché così ho una scusa per lavarmi i capelli, quella è l'unica motivazione, lo sappiamo tutti. La mia faccia pre-allenamento, aspettiamola dopo. Ciao e benvenuti in questo nuovo workout cardio. Iniziamo subito con il riscaldamento, nel mentre che vi spiego il workout che andremo a fare. Quindi la mia faccia dopo, sudatissima, sì, ragazzi quanto amo sudare. Comunque
Sono felice di portarvi con me in quello che facciamo con Bloomwell, perché per molto tempo ho voluto portarvi nel mio lavoro, come prima vi portavo all'università, ora ho sempre voluto portarvi nel mio lavoro, ma quando non c'era Bloomwell era molto tipo shooting, video, pensare a contenuti, e vi ho portato a volte con me, però anche io stessa non ho mai pensato fosse troppo interessante per voi. Invece secondo me ora è molto interessante raccontarvi e farvi vedere il dietro le quinte di una piattaforma online, che cosa significa, cosa c'è, cosa bisogna fare, e lo scopriamo, lo sto scoprendo anch'io, perché sulla carta poi è più difficile di quello che era in teoria, ma è veramente veramente bello. Quindi fatemi sapere se entrare dietro le quinte di Bloomwell vi può piacere, io sono più che felice di farlo, sapete, io amo condividere tutto, quindi assolutamente. Ok, ora pranzo. Olè. Olè, sono le 1:30, più presto del normale, proud. Solitamente pranziamo alle 3, alle 4, il che ve lo spiego dopo. Mentre facevo meal prep ho messo a bagno gli anacardi in acqua bollente. Dopo un paio d'ore erano belli molli, quindi li ho messi in un frullatore insieme all'acqua. Ho aggiunto un po' di lievito alimentare, questo insaporitore vegano che dà il gusto di formaggio. Ho aggiunto sale, pepe e altre spezie e ho frullato. È venuta fuori una cremina super super liscia, perfetta per condire la pasta, cosa che ovviamente ho fatto questa pasta di lenticchie, e è veramente semplicissimo perché basta mettere tutto sul fondo del piatto, la quantità di crema di anacardi che si desidera, si butta sopra la pasta, si mescola un po' di lievito alimentare, un altro po' di aggiustata di sale e pepe ed è perfetta, veramente veramente deliziosa, un pasto completo e un pranzo ottimo. E voilà, ricetta filmata e fotografata anche per Instagram. Ora sono le 14:45 e alla fine abbiamo avuto una call eccetera, si pranta sempre comunque tardi, il che... Sì, perché dovete sapere che per me mangiare a un orario che non è l'orario di pranzo o cena, quindi non alle 13 o alle 20, è una sorta di piacere proibito. Diciamo che io sono proprio cresciuta con schemi molto rigidi per quanto riguarda l'orario dei pasti. Mia mamma era molto rigida, l'una a tavola, le 20 a tavola, e in più poi ci si è messa in mezzo anche la mia malattia che mi imponeva di mangiare a determinati orari. Quindi adesso il fatto di andare proprio contro e lasciare che sia la vita a determinare gli orari e non il cibo, per me è veramente un piacere, e io sono in realtà super felice quando non riusciamo a mangiare a un orario decente, cioè dentro di me godo. Basta, questo è una cosa che dovevo dirvi. Merenda di oggi con il mio banana bread che ho fatto ieri. Aspettate, super super spugnoso, bello alto ragazzi. L'ho cotto in friggitrice ad aria, ho usato la ricetta che trovate sul mio sito e poi l'ho messo in questo pentolino, messo dentro la friggitrice ad aria, 15 minuti, 180 gradi. Esce perfetto. Per cena invece ho sperimentato con questi burger di legumi. Questi che vedrete in questo video sono bellini perché li ho rifatti per una cena di Natale, e praticamente dopo aver messo a bagno per 8 ore i legumi li ho poi fatti cuocere in pentola a pressione 20 minuti da che va in pressione, e poi con le mani ho mescolato tutto aggiungendo i legumi, lievito alimentare, sale, pepe, aromi, spezie e un pochino di albume, con l'aiuto di un coppa pasta perché la consistenza è abbastanza molle. Ho creato i burger che poi ho cotto in forno per circa 40 minuti a 180 gradi, quindi fanno tutti da solo. Sono veramente perfetti per fare meal prep o per cene di gruppo, insomma io li ho portati alla cena del corsello, sono super apprezzati.
E quindi stasera cena con loro, che sono venuti un po' bruttini, però sono decisamente buoni. Ovviamente basti di sale perché io me lo dimentico sempre, non ne metto mai abbastanza. E a proposito di sale, Jimmy, sai che cosa inizia stasera? Lì manca sempre sale, a prescindere, quindi non guardiamo. deve mai mancare. Sì, ma manca sempre. Manca Manca sempre, hai sempre. ragione. Sono venuti veramente buoni. Super felice. Yay! Che cosa ti piace? Geografia, storia, tantissimo. Però ti senti altre cose, no? Matematica, italiano, eh.